Oristano è al centro della Sardegna, ha tutte le possibili immaginabili varietà di sabbia, di scogli, scogliere, tutto quanto. Ha una buona ricettività turistica. Cosa gli manca per diventare un polo di attrazione turistico? Beh, diciamo, come tutti i nostri territori, hanno bisogno di un lavoro per migliorare l'offerta. Oristano potrebbe, ha grandissime potenzialità a Tarros, il Sinis, Gigante di Montebrama, avete un patrimonio incredibile. Lagune. Le lagune, tutte le zone umide, assolutamente. Si tratta di organizzare un turismo che va oltre il fai da te. Turismo, quel grande portatore di economia che però nella provincia spesso passa e lascia poche tracce. Stamattina nella sala consiliare del comune di Oristano si cerca a questo punto di tracciare una strada verso l'ottimizzazione delle risorse a disposizione degli operatori del settore. Il convegno di oggi è dedicato all'utilizzo dei dati che servono per analizzare il fenomeno del turismo. I dati ci consentono di capire quali sono le tendenze, i trend e qual è soprattutto la domanda. Non tutti i turisti sono uguali, noi dobbiamo capire dove orientare la nostra promozione per catturare quelle fasce di turismo avrebbero molto interesse a venire in Sardegna. Nel corso del convegno, dal dato alla destinazione, scenari futuri per il turismo del territorio. Il territorio ha tantissimo da raccontare, quello che probabilmente manca è la giusta comunicazione per far conoscere il territorio. Questo indubbiamente è l'argomento sul quale dobbiamo lavorare. Proprio oggi si cerca proprio di capire, attraverso l'elaborazione dei dati che arrivano dagli infopoint, quelli che sono un po' i bisogni, le esigenze che manifestano le persone che cercano di conoscere Oristano. Quindi è molto comunque una politica di comunicazione e di promozione del territorio. Questo secondo me è la chiave di volta per Oristano e tutto il territorio della provincia oristanese.